italici. Dunque, siamo in periodo di lezioni qui in Draghistan. Io non so se ci fate caso a come stanno trattando praticamente le notizie. Perché praticamente questa è una cosa che sta succedendo già da svariato tempo. Molto molto tempo sta succedendo. Il trenino. Allora, dicevamo, perché pare sempre che l'unica fazione che merita di vincere, che deve vincere, che è ammessa, è ovviamente quella dei leftist, ok? Quindi loro ci stanno dicendo, così come facevano per esempio anche in America con Biden, così come facevano, così come hanno fatto con in Francia, vabbè, con Mitterrand, così come fanno, così come hanno fatto con la Brexit, praticamente loro ci stanno dicendo che l'unica salvezza per il mondo chiaramente sono i leftist. Quindi praticamente quello che ci dicono continuamente, o vincono i leftist oppure si va in rovina, siamo sfasciati, siamo fregati, perché sennò c'è il pericolo dei sovranismi e del fascismo. Quindi non so io precisamente di cosa abbiano paura questi, dopo tutto quello che è successo l'ultimo anno qui in Draghistan, più di quello che hanno fatto questi qua, quindi più di avere lavoratori ricattati, trattamenti sanitari obbligatori per la gente, persone che hanno perso il lavoro perché non si sono voluti sottoporre al ricatto, poi abbiamo avuto gente che non poteva più mantenersi, non lo so, più di questo inoculazioni forzate, più, cioè peggio di questo non lo so che cosa altro potrebbe succedere. Io penso che più di quello che hanno fatto questi qua non potrebbe fare nessuno, dovrebbe solo arrivare, vabbè, non posso nominare. Quindi loro è questo che ci stanno dicendo, che o vincono i leftist oppure praticamente siamo spacciati, perché se no vince questa pericolosa destra che non so più di loro, peggio di loro cosa potrebbe fare, sinceramente peggio di quello che hanno fatto finora non so cosa potrebbe fare. E poi c'è questo pericolo del sovranismo, come se avere, diciamo, una sovranità nazionale fosse una cosa negativa, come se avere un popolo che conta qualcosa fosse qualcosa di negativo, come se avere un'indipendenza nazionale fosse una cosa negativa. Però per questi mentecatti, purtroppo, queste cose qui sono viste come una specie di sciagura, praticamente. Quindi vediamo che succede, però secondo me, se anche il popolo dovesse manifestare, diciamo, la sua preferenza verso la destra, secondo me troverebbero il modo di boicottarla, o comunque insomma di far risultare qualche imbroglio, chissà, le solite cose che fanno questi qua. Per cui io dico che in qualsiasi modo ci ritroviamo sempre leftist, sono sicura di questa cosa. In un modo o in un altro ci ritroveremo sempre leftist, come la vedo io, perché ormai è l'unica fazione ammessa, nonché quella che comunque sfacciatamente è d'accordo con questa agenda globalista, con questa agenda 2030, con tutta questa roba della transizione ecologica, della transizione energetica, della green economy, di Gretina e quant'altro, mostri volanti, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, secondo me è stato dato il contentino al popolo, insomma,
per farlo illudere di contare ancora qualcosa, però secondo me non conta niente. Allora, c'è un po' più di tranquillità qui perché per strada praticamente era un macello. Allora, comunque, dunque parlavamo di questa storia delle lezioni, mi stavo colpendo molto il modo in cui stanno trattando la cosa, anche se chiaramente non mi meraviglia perché ormai insomma questa cosa qui la fanno da tempo e la fanno con tutto ciò che riguarda come dire la visione, no? Diciamo che hanno questi qui. Quello che deve far riflettere, secondo me, è il fatto che praticamente i media sono tutti quanti assoggettati, quindi tutti quanti, completamente a servizio di una certa fazione, perché se ci fate caso, questa cosa qui, si riflette su qualsiasi tipo di notizia. Se voi ci fate caso, non esiste alcun tipo di imparzialità ormai nei media ufficiali. Questo lo si vede quando parlano, per esempio, di politica, quando parlano del mostro volante, quando parlano delle faccende arcobaleno, quando parlano di praticamente. Di qualsiasi cosa, della guerra, ok, di qualsiasi cosa loro vadano a parlare. Se voi vedete, il loro, come dire, il loro giudizio, il loro orientamento è sempre lo stesso. Ed è l'unico orientamento, chiaramente, come dire, l'unico orientamento oramai, che viene consentito. Ok, anche se per esempio voi vedete dei talk show, dei programmi che parlano magari di attualità, cose del genere, se voi vedete questo tipo di programmi, vi rendete conto che comunque la narrazione è sempre la stessa. Ogni tanto c'è qualche mosca bianca che però sistematicamente viene attaccata, viene ridicolizzata, viene infangata. Negli ultimi 2 anni questa cosa è stata proprio particolarmente evidente. Chi non se ne accorge, non lo so, sta proprio in coma irreversibile, perché è una cosa proprio talmente evidente che secondo me ormai non lascia proprio più dubbi. Quindi tutta la stampa, mainstream, tutti i giornalisti, media, tutti quanti sono praticamente assoggettati, sono obbligati a riportare sempre uno stesso tipo di visione, di ideologia, di praticamente di giudizio, di commento, eccetera, eccetera. Perché tutto il resto non è proprio ormai ammissibile. Chiaramente questa faccenda delle lezioni è proprio il top, perché va proprio alla radice del problema, e cioè che tutto ciò che non è leftist praticamente non è assolutamente ammesso. Ecco, diciamo così, non è assolutamente ammesso. Allora, quindi qual è la conclusione che bisogna trarre adesso da tutta questa storia, da tutta questa riflessione che abbiamo fatto? È che praticamente, ovviamente, le notizie sono manipolate, perché devono essere sempre viste in quell'ottica, ok? Visto che qualsiasi altra cosa non è assolutamente pensabile, neanche lontanamente pensabile, non è ammessa, non è, proprio contemplata. Quindi pensiamo a tutta la storia del mostro volante, no? Oppure pensiamo alla storia adesso di tutta questa roba del clima, dell'emergenza climatica, no? Di tutte queste cose qui. Allora, il fatto che ci siano fior di scienziati, di premi Nobel,
al di fuori del mainstream, che stanno dicendo tutti quanti la stessa cosa. Quindi è come se noi avessimo dei 4-5 matematici che vanno in televisione a dire che 2 più 2 fa 22. Quindi bombardando dalla mattina alla sera la gente con questa cosa che 2 più 2 fa 22. E poi avessimo tutta la comunità scientifica vera, quindi composta da matematici veri, composta da premi Nobel, professori universitari e quant'altro, che invece al di fuori del mainstream vi stanno dicendo 2 più 2, signori cari, fa 4. Ve lo stanno dimostrando in tutti i modi. Ok, questo vale per il mostro volante, per Gretina, per tutto vale. Solo che adesso che succede? Che praticamente, poiché purtroppo c'è ancora questa mentalità diffusa per cui tutto ciò che sta in televisione è vero perché sta in televisione, e invece tutto ciò che in televisione non ci va per definizione deve essere finto, fa purtroppo andare la gente molto fuori strada, molto molto fuori strada, perché purtroppo ancora la gente non riesce a capire. Molte persone non riescono a farsi un'idea di cosa sia vero, ok? Quindi tutto ciò che va in televisione è Vangelo, proprio oro colato, tutto ciò che non va in televisione è falso, ok? Quindi adesso può andare pure, non lo so, un qualsiasi farlocco può andare lì dentro a dirvi che c'è l'emergenza di qua, c'è l'emergenza di là. Chiaramente subito verrebbe creduto. E poi non so cosa vi dovete chiedere, se tutte queste cose fossero talmente vere, no, loro non avrebbero bisogno di bombardare con la propaganda, perché la stessa cosa che hanno fatto con quel cosino che vola, adesso lo stanno facendo con le altre storie, se ci fate caso. Quindi vuol dire che praticamente, se loro hanno bisogno di bombardare in questo modo, vuol dire che in realtà la cosa non è vera, perché se no, come io dicevo già nel 2020, se la cosa fosse vera, io guardandomi attorno capirei dalla realtà quello che sta succedendo. Perché quando, per esempio, ogni inverno la gente si mette a letto con l'influenza, non ho bisogno che me lo venga a dire il telegiornale, che per esempio ogni anno muoiono milioni di persone col tumore. Io non ho bisogno che il telegiornale mi bombardi dalla mattina alla sera, perché io stessa, nel mio piccolo, conosco parecchie persone che hanno avuto il tumore, che ci sono morte, insomma, che hanno avuto tutte le cose che hanno avuto. Quindi non ho bisogno che il telegiornale mi bombardi dalla mattina alla sera per convincermi di questa cosa, perché io la vedo da sola. Adesso, quando loro vi fanno il bombardamento totale, che cosa vuol dire? Che praticamente la cosa non è vera, perché loro si basano sul lavaggio del cervello, perché dicono: ok, una cosa, diciamo, una cosa finta, se io magari se io la dico 500.000 volte al giorno in tutte le SAS, in tutti i canali, in tutti i giornali, in tutte le radio, in tutte le cose possibili e immaginabili, mano a mano diventa vera, diventa accettata. Ok, quindi quello che si deve capire, a mio avviso, è che quanto più bombardano per dirci che, dicendoci che il cielo è verde, più il cielo non è verde. È molto semplice, questa è una cosa che si fa anche normalmente per far accettare, magari quando io voglio fare accettare una determinata balla a qualcuno, no? Quando io per esempio voglio dipingere una persona che magari è negativa, la voglio per forza far accettare come positiva, io comincio a dire in maniera continua: no, ma quella persona è bravissima, quella persona è bellissima, vedi, la migliore, la più brava, la più bella, pipipipi, continuamente a dire questa cosa, fin quando le persone non le convinco per sfinimento praticamente, senza rendermi conto che invece quanto più io faccio questa cosa, più sto dimostrando che la cosa non è vera, perché se no si vedrebbe da sola questa cosa qui. Allora adesso la stessa cosa fanno questi qua, loro si basano sullo sfinimento, si basano sul fatto che la gente chiaramente, sentendo 24 ore al giorno sempre la stessa cosa, sempre la stessa versione, quindi loro hanno creato i buoni e i cattivi, i bianchi e i neri, no? I guelfi e i ghibellini hanno creato, in modo che praticamente, e solo quelli ha messo, quindi nel momento in cui anche questi, diciamo la fazione buona, quella che loro spacciano per buona, anche nel momento in cui questa certa fazione fa delle cose proprio inenarrabili,
Loro talmente che ci mettono lo zuccherino attorno, i fiorellini attorno, talmente che fanno sta cosa, che proprio mistificano all'ennesima potenza la realtà, come dire, ci ricamano sopra, ci mettono uno strato di glassa, ci fanno tutte queste cose qui, perché sanno benissimo che la gente si fa convincere, la gente si convince per sfinimento. E poi comincio a dire, vabbè, ma lo dicono tutti, quindi deve essere per forza così. Però se le cose si vanno a vedere, diciamo, si vanno ad analizzare in maniera, diciamo, approfondita, utilizzando altri tipi di fonte, utilizzando un po' la logica, utilizzando un po' il pensiero critico, uno si rende conto che è tutto completamente il contrario di quello che loro ci spacciano. La stessa cosa stanno facendo con le elezioni, l'hanno fatto con la Brexit, l'hanno fatto con Biden, l'hanno fatto con tutto, fanno sempre la stessa cosa. E ci fate caso, ogni volta che sale al potere per volontà del popolo, sale al potere qualcuno che non sia leftist, fateci caso, guardate, analizzate uno per uno. Dicono che le elezioni sono state falsificate. Fateci caso. Allora, con la Brexit hanno detto che si hanno votato solo quelli ubriachi, quindi per 2 volte sono andati solo gli ubriaconi a votare. La stessa cosa è successa con Bolsonaro, mi ricordo, pure quello là. La stessa cosa è successa con Orban. Allora, tutte queste destre che stavano vincendo già prima del 2020, se voi vi ricordate, stavano cominciando a vincere parecchie destre. Questi qua, secondo me, hanno dovuto subito mettere il freno mediante quella trovata del mostro volante, quella pure è stata un'altra trovata che hanno fatto loro. Hanno subito dovuto mettere il freno, hanno dovuto far credere alla gente che Biden avesse vinto all'ennesima potenza, quando poi invece se andate a vedere bene le cose, là ci sono stati degli imbrogli pazzeschi, perché la gente non voleva quello lì, perché andate a vedere bene da vicino le cose, ok? Qua purtroppo non posso dire tanti fatti perché c'è sempre il politicamente corretto che mi blocca. Se, ecco, pure qua la stessa cosa sul tubo, se si dice una parola fuori posto ti blocca. Io sono stata già bloccata parecchie volte, anche per una sola parola sono stata bloccata, perciò parlo in maniera come cartoni animati, perché sennò chiaramente mi bloccano subito. Quindi praticamente questi qua, il giochino che adesso hanno imparato a fare è questo. Quindi loro, poiché devono portare avanti determinate agende politiche, determinate ideologie, determinati obiettivi, loro hanno creato i buoni e i cattivi. Hanno creato i buoni e i cattivi in modo che subito al telegiornale vi cominciano a bombardare. Avete visto quello che ha fatto? Questo è cattivo, per colpa sua c'è questo, per colpa sua c'è quello. Allora, creano sempre il nemico, creano sempre il colpevole, il nemico, il partito che è cattivo, il presidente che è cattivo, le elezioni truccate. Trovano sempre queste cose qua in modo da subito, come dire, appena vedono che la gente sta un po' fuori dal binario, perché magari comincia a votare cose diverse, comincia un attimino a capire. Loro subito li devono riportare sul binario. Li riportano subito sul binario, buttando fango. Loro, questo è il metodo che ormai hanno questi qua. Quindi praticamente, subito devono riportare la gente sul binario. Allora, la gente stava votando, ha votato per ben 2 volte per la Brexit. Allora, subito hanno cominciato a dire già la vittoria è stata perché hanno votato gli ubriaconi usciti dal pub, quindi per ben 2 volte questi sono ubriaconi usciti dal pub, no? Poi anziani di 150 anni usciti dal pub, ubriachi con la cirrosi epatica. Allora hanno cominciato a dire che l'elezione è stata farlocca perché erano tutti ubriachi, in realtà tutti quanti si sono pentiti, quando invece per la seconda volta hanno votato la stessa cosa. Adesso una volta usciti dall'Unione Europea saranno tutti quanti a chiedere l'elemosina per strada. Ci saranno, vedete, se voi votate questa cosa qui, tutti quanti andranno per strada, la carestia, la povertà, la disoccupazione, cosa che invece mi sembra che stia accadendo qui, perché mi sembra che la disoccupazione e tutte le altre cose stiano avvenendo in Draghi, stanno per esempio, o comunque nell'Unione Europea stanno pure un po' peggio. Quindi praticamente loro subito hanno dovuto, perché la gente non sa mai la gente si andava a rendere conto che invece se tu riacquisti la tua
sovranità nazionale, invece male non è, ovviamente con dei politici come si deve, che chiaramente pensino alle cose giuste, quindi a non far chiudere le aziende, a nazionalizzare, a fare i propri interessi, cosa che invece noi non abbiamo. Abbiamo sempre tutta gente, come dire, che pensa agli altri, non a noi. Quindi praticamente nel momento in cui quindi la gente cominciava a capire, cazzarola, ma questi però non è vero che stanno così male, si cominciava a svegliare. Ok, nel momento in cui si cominciava a svegliare succedeva il casino, succedeva il panico, perché cominciava a dire, ah, allora come l'hanno fatto lo possiamo fare pure noi. E quindi subito a buttare fango, a fare queste notizie. Non so quante volte hanno fatto uscire la notizia che dei supermercati vuoti in Inghilterra. E noi italiani che siamo lì, non so quante volte abbiamo dovuto postare le foto, i video, le videochiamate, perché la gente continuava a non crederci. Quando mi chiamavano, dicevano, ma voi state tutti con i supermercati vuoti. Io dicevo, ma quando mai? E facevo il video, e facevo le foto, e facevo tutto il cavolo che potevo fare, perché la gente non mi credeva. La stessa cosa come quando hanno fatto le chiusure. Là state tutti, la città è deserta, non c'è nessuno, state tutti chiusi dentro. Assolutamente no, invece non era vero niente, stavamo tutti belli tranquilli, stavamo per strada, senza le museruole, e la gente continuava a non credere. Questa è la cosa assurda, che magari io facevo la videochiamata in diretta e non mi credevano, perché credevano al telegiornale che magari aveva mandato un'immagine chissà di quando, dove era tutto deserto. E quindi è sempre lo stesso metodo che usano questi qua. Allora, quindi praticamente alla fine quello che secondo me bisogna tentare di fare è, come al solito, cioè cercare di capire il metodo che usano questi qua, perché il metodo è sempre lo stesso ormai che hanno preso, cioè loro fanno sempre, usano sempre lo stesso copione, quindi creano il problema, la cosiddetta emergenza, e creano le due fazioni, i buoni e i cattivi, quindi i buoni che creano loro sono quelli lì a cui bisogna uniformarsi. In modo che insomma la gente faccia sempre certi tipi di scelte, abbia certi tipi di pensiero, di idee e quant'altro. E poi praticamente, quindi lo schema che si ripete è sempre lo stesso. Quindi, se si vuole uscire da determinate situazioni che stanno creando, poi si arraffica praticamente, perché adesso non si fermano più questi qua. La stessa cosa, quindi così come hanno iniziato col mostro volante, loro in realtà questa cosa qui già l'avevano fatta anni fa, per convincerci di altre cose, insomma, che sono successe, però ci hanno convinti sempre a credere come vogliono loro, ok? Cioè, diciamo che da quello che io sto cominciando mano a mano a capire, io ho la vaga impressione che la storia sia stata tutta quanta parecchio manipolata, tutta molto manipolata. Adesso stanno esagerando, chiaramente, adesso proprio stanno, diciamo, stanno proprio, si stanno proprio dando la pazza gioia. Per cui praticamente loro adesso, visto che la gente ci è caduta ampiamente, praticamente stanno, come dire, stanno, hanno capito come fare, come prendere le persone, come fare a convincerle, e quindi praticamente stanno continuando su questa strada, ok? Allora loro, fin quando la gente non capirà bene come funziona il giochino, continuano a cadere nelle trappole di questi qua. Quindi hanno cominciato col mostriciattolo, poi l'emergenza del clima, la siccità, l'emergenza del nucleare, tutte queste robe qui che stanno tirando fuori, sono tutte quante fatte, studiate ad arte per convincere la gente a pensare in determinato modo, ok? Di conseguenza la gente continuerà a scegliere determinate cose e quindi la cosa andrà avanti sempre in questo modo qui, ok? Quindi se diciamo si comincia a capire questi qua come agiscono, ovviamente si può sperare di uscire da certe situazioni. Va bene, speriamo, speriamo bene. Addio.